Il momento è decisamente importante. Quello che abbiamo promesso 6 mesi fa con l'amico Ranucci, e siamo riusciti a rispettarlo. Siamo riusciti ad arrivare al closing definitivo in tempi assolutamente imprevisti, almeno nella fase iniziale. Il closing definitivo era previsto in 2 anni, siamo riusciti a farlo in 6 mesi. Questo naturalmente grazie alla collaborazione di tutti, e grazie prima di tutto alla famiglia Longarini, Edoardo e Simone Longarini, che hanno riposto nel mio studio la fiducia per questa operazione, sia nella fase iniziale che nella gestione intermedia e poi nella conclusione fino allo svincolo delle azioni e la consegna che oggi in maniera formale e sostanziale andrò a fare alla Unicusano. E grazie anche al dottor Bandecchi, che ha avuto sicuramente una grande correntezza e disponibilità, soprattutto in quelle fasi più critiche dell'operazione, nei passaggi intermedi. E naturalmente un grazie particolare al presidente e all'amico Stefano Ranucci, che conosco soltanto da 6 mesi, ma è come se ci fossimo conosciuti da una vita. E grazie proprio allo spessore professionale e umano di Stefano, credo che siamo riusciti a fare una cosa importante per Terni, per la Ternana, un passaggio davvero epocale. Dopo 10 anni di sequestro del 60% delle azioni della nostra amata squadra, finalmente oggi siamo in grado di consegnare le azioni già girate, tra l'altro, come avevo anticipato, già girate con atto notarile alla Università Niccolò Cusano, e quindi ufficialmente, di fatto, da questo momento al 100% di proprietà Università Niccolò Cusano. E, nei prossimi giorni, questo per un accenno soltanto tecnico a quelli che sono i passaggi poi di tipo legale e amministrativo, nei prossimi giorni ovviamente ci sarà un'assemblea nella quale tutte le cariche verranno trasferite alla Unicusano, quindi presidente, collegio sindacale, membri effettivi e supplenti del collegio, quindi a tutti gli effetti entro qualche giorno, una volta evase quelle che sono le formalità tecniche, la Ternana sarà al 100% Unicusano. Grazie presidente, grazie Stefano, buon lavoro. Grazie a te. Ovviamente non c'è molto da aggiungere a quello che l'avvocato Proietti ha detto, i ringraziamenti al quale voglio unirmi anch'io, alla famiglia Longarini, perché oltre a essersi resa disponibile, insomma, ha anche sopportato un po' le nostre pressioni, perché come a qualcuno di voi ho già detto, per arrivare a ridurre i tempi di questo closing, lo sapete, si sono avvicinate un sacco di società che erano interessate alla Ternana, poi quando vedevano la situazione un po' così secondo loro ingarbugliata, dice, vabbè, qui prima di 3-4 anni non si risolve il problema, tant'è che nell'atto credo che quelli siano stati i tempi messi a garanzia. Noi in meno di 6 mesi siamo riusciti ad arrivare a questo, quindi abbiamo stressato anche un po' i professionisti e la famiglia Longarini stesso. Il ringraziamento a Bandecchi, perché con molta lungimiranza ha creduto in questo progetto, e quindi seppur lavorando una media di 16 ore al giorno siamo riusciti veramente a fare a tempo di a portare a termine questo risultato in tempo di record. Però aggiungerei, non è solo questo, quindi l'orgoglio e la soddisfazione di ricevervi oggi qua è perché abbiamo concluso una prima serie di impegni promessi. Avete visto i lavori al campo, state vedendo la sede, che non è ancora purtroppo, ahimè, finita. Insomma, ho avuto modo di discutere con chi ci sta realizzando i lavori, perché avrei avuto piacere di farvi vedere anche l'entrata, perché la casa della Ternana Unicusano sarà, insomma, dico la casa della Ternana perché questa è casa vostra. Nell'altra ala di questi quasi 500 metri quadri stiamo realizzando una sala stampa per tutti i giornalisti e per tutte le persone che vogliono confrontarsi con la società, quindi nella nostra sede, nostra e vostra sede. E non per ultimo, io vorrei che venisse qui vicino a me l'assessore Giacchetti, perché tra tutte le cose che abbiamo messo in pista, che abbiamo promesso e abbiamo portato a termine,
c'è anche la convenzione con il comune, con le istituzioni, ringrazio, ne approfitto anche per ringraziare il sindaco, la convenzione che era ferma, mi dicono, da un po' di anni, da un po' di tempo, credo che manchi solo un tecnicismo, forse domani mattina si riunisce la giunta, per arrivare anche a questo ulteriore closing, questa parola che ormai è diventata di nostro vocabolo comune. Quindi ecco, insomma, la soddisfazione insieme a voi di aver raggiunto tutti gli obiettivi del primo piccolo percorso che ci eravamo posti, fuori dal rettangolo di gioco ovviamente. Dobbiamo a tutto questo aggiungere velocemente dei punti. Però ecco, insomma, penso che possiamo con un po' di orgoglio dire che le promesse fatte dal sottoscritto sono state mantenute. Quindi la Unicusano, quello che ha detto nei primi giorni, lo ha portato a termine.